Dalla Valmalenco fino alla Cattedrale della Moda Italiana, quella fortezza da basso che a Firenze tra il 13 e il 16 giugno ospiterà la manifestazione Pitti Immagine, davanti ad una platea internazionale. Certo che i Pedù a passi lenti, come si addice ai montanari, ma decisi, di strada ne hanno fatta e tanta ne faranno. Quelle polacchine di stracci, figlie del riciclo, dell'autosussistenza e della resistenza, che fino alla metà del secolo scorso proteggevano i piedi di tanti abitanti della Valmalenco, sotto la pioggia, la neve o il sole, ritornano grazie ad un progetto intrapreso alcuni anni fa da un giovane imprenditore, malenco anche lui, Thomas Bardea. Una scommessa fatta di giovani ma costruita sull'esperienza di quelle anziane donne che rappresentano poi la memoria storica di questi luoghi, depositarie di un sapere da tramandare, la realizzazione appunto dei Pedù, che oggi rinascono con qualche rivisitazione mettendo assieme tradizione, ecosostenibilità e appeal e si guadagnano l'attenzione della moda internazionale. Questo ci inorgoglisce perché riusciamo a portare il nostro prodotto totalmente, non solo Made in Italy, ma Made in Valtellina, a questo evento che è un punto d'incontro per tutto il mondo relativamente alla moda uomo. Nella trasferta fiorentina saranno due gli appuntamenti che vedranno protagonista Pedù Original. Il primo è quello, diciamo, della nostra presenza, come dicevo prima, con il nostro stand dove presenteremo i nostri Pedù, presenteremo anche qualche novità, qualche piccola chicca, qualche sperimentazione. E poi l'altra che ci inorgoglisce particolarmente perché siamo stati scelti per poter esporre nel padiglione centrale, diciamo, a un'esibizione curata e in collaborazione con ICE, che è l'Istituto Commercio Estero, per appunto promuovere le giovani realtà, anche se io non sono più tanto giovane, nel mondo della moda, rigorosamente made in Italy e rigorosamente prodotti di nicchia, di qualità e di creatività. Una creatività in continuo mutamento ma che trova un forte radicamento nella storia, nella tradizione di questa valle. Ed è questo il tratto distintivo di una calzatura, un oggetto che è già emblema e che si sta guadagnando le attenzioni di un crescente numero di affezionati un po' da tutto il mondo. I nostri prodotti sono ancora realizzati a mano, sono tutti in tessuto e questo diciamo fa sì che siamo modernissimi nei temi di ecosostenibilità e di Made in Italy, anche se ci rifacciamo esattamente ad un colpo di genio che c'è stato nei secoli passati. Con Industrie Tessili Colombo stiamo sviluppando dei test con alcuni materiali, sempre di matrice ecosostenibile, che portano ad una migliore isolamento termico, alcuni portano ad una idrorepellenza più accentuata rispetto ai nostri modelli e naturalmente stiamo apportando anche delle innovazioni dal punto di vista stilistico, di colori e, come dicevo prima, chiaramente di materiali. E allora in marcia, prossima fermata Firenze.